tempo, una cosa ci tenevo a dirla, voi siete stati esaustivi tutti e fin troppo dettagliati per essere una serata poi di luglio, e comunque io vi ringrazio di questo evento e perché serve incontrare la cittadinanza durante tutto l'anno. Una cosa la vorrei specificare, forse con superficialità e con ingenuità, spesso si può pensare che lì dove c'è avanzamento del settore immobiliare c'è necessariamente poi riqualifica dei quartieri. Purtroppo non è così. Avanza il settore immobiliare, ma scarseggiano i servizi. E in questo le periferie sono le prime a pagare. Quindi il verde viene meno. Parchi pubblici in realtà attrezzati hanno anche per noi mamme, per i bambini, per gli adolescenti. In realtà non ce ne sono in zone dove, tu sai bene Ludovico, che non abbiamo marciapiedi, quindi siamo già impossibilitati dal poter passeggiare a differenza di tutta la cittadinanza del centro. Quindi già abbiamo fatica nel poter vivere un quotidiano colmo di tanti momenti, no? Di cui beneficiano magari i cittadini dei quartieri più centrali. Di conseguenza vediamo sorgere queste immense cattedrali, quindi ville, villoni, villette, e i servizi non ci sono, le strade le hai potute vedere tu, il parcheggione pubblico gioco alle Pizzuto, non lo so, mi sembra ormai un far west, è indescrivibile, sia di giorno che di notte, dove poi viene anche meno la sicurezza, perché voi capite bene che lì dove non ci sono servizi, non ci sono strutture prioritarie, anche la sicurezza viene meno, con poi le periferie della capitale che incombono sulla periferia frascatana, e questo è un altro grande problema. E in questi anni purtroppo si è veramente concentrato. E quindi ecco, questa cosa ci tenevo a dirla, perché in quanto cittadino delle periferie io vorrei ricordare che le periferie non hanno meno rispetto a un centro. Abbiamo delle colline favolose, delle zone bellissime, purtroppo poco considerate dai cittadini stessi a volte, perché ci abituiamo al sempre meno, cioè ci abituiamo purtroppo ad avere sempre meno, e questo non va bene. Il mio appello, ecco, era giusto specificare queste due o tre cose. Grazie.